Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Oggi voglio provare con voi un sacco di prodotti, ragazzi, che sono andati virali su TikTok, hanno fatto impazzire tutti. Io molti già li avevo, alcuni invece li ho comprati appositamente per questo video e andiamo a provarli assieme. Soprattutto vediamo se è vero che sono così fantastici come dicono su TikTok. Iniziamo con il The Marshmallow Primer di NYX. Questo primer è famosissimo non solo su TikTok, quindi molto probabilmente già ne avrete sentito parlare. Abbiamo fatto l'unboxing un po' di tempo fa assieme di questo prodotto e questo primer, ragazzi, dovrebbe essere fenomenale, assolutamente magico per andare a nascondere tutti i pori dilatati, in modo che poi quando andiamo ad applicare il fondotinta la stesura e l'applicazione risulteranno perfetti e omogenei. Altra figata di questo primer è che, come da nome, effettivamente ha un profumo, ragazzi, di marshmallow buonissimo che a me piace un sacco. So che non tutti sono matti per le profumazioni dolci nei prodotti, ma personalmente a me piacciono un sacco e sono sempre un motivo in più per andare ad acquistare un prodotto, se devo essere onesta, se ha un buon profumo. Questa è la quantità che vado ad utilizzare e questo primer, tra l'altro, si può utilizzare sia sotto il fondotinta che da solo, anche senza poi andare ad applicarci il make up, la base, per perfezionare la pelle. Applicandolo si sente tantissimo il profumo di marshmallow, ragazzi, è molto leggero sulla pelle, non la sento pesante o non la sento che non respira. E adesso aspettiamo che si assorba bene 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 nella pelle. Devo dire che mi sta piacendo molto, ma naturalmente bisogna vedere poi l'effetto con il fondotinta. Altro prodotto che è andato super virale su TikTok, per cui tutti sono letteralmente impazziti e che io ho da un bel po' di tempo, e lui è di Dior ed è il Lip Maximizer. Questo è il full size. Ho anche la versione mini che ho trovato nel calendario dell'avvento, l'ultimo appunto dello scorso dicembre. Andremo ad utilizzare la versione standard, che è anche quella che vedo di più su TikTok, ma appunto hanno lo stesso identico effetto, e vado ad applicarlo adesso perché, essendo un lip maximizer, dovrebbe andare ad aumentare moltissimo, e dicono che sia miracoloso questo prodotto, dovrebbe andare ad aumentare tantissimo il volume delle mie labbra, rendendole più carnose e più piene. Quindi voglio andare ad applicarlo subito, così poi diamo tempo al prodotto di funzionare e potete vedere la differenza tra qualche minuto, perché ci mette un po' a funzionare questo tipo di prodotto. Nella confezione appunto è colorato, ma poi una volta applicato è completamente trasparente. Spero non bruci troppo, perché se avete mai applicato un prodotto che va ad aumentare la voluminosità delle labbra, sapete che molto spesso pizzicano tantissimo. Devo dire che ha un buon sapore di menta. Può non piacere, ma personalmente mi piace. Ok, sento già le labbra un pochino che pizzicano, ma niente di troppo, assolutamente troppo forte o intollerabile. Ok, e adesso aspettiamo che faccia effetto. Nel frattempo continuiamo con altri prodotti. Altro prodotto per cui tutti stanno letteralmente impazzendo su TikTok e sembra il fondotinta migliore di tutti i tempi è lei, è la Airbrush Flawless Foundation di Charlotte Tilbury. Questo fondotinta dovrebbe durare fino a sera, dicono sia fantastico, che anche se fai sport a fine serata è ancora perfetto, quindi durata super, ma soprattutto dovrebbe avere un effetto airbrush, quindi buona coprenza ma assolutamente invisibile sulla pelle, super super naturale. Andiamo a testarlo assieme. Io vado a stenderlo con la mia beauty blender. Sto applicando la colorazione numero 3, che come vedete è molto molto chiara. Infatti le colorazioni di questo fondotinta sono chiarissime, non mi è mai capitato di trovare un fondotinta che la colorazione 3 sia quasi troppo chiara per me, mentre la 2 invece è una colorazione che posso utilizzare soltanto in inverno, quando non sono assolutamente abbronzata, perché appunto partono da delle tonalità molto 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 chiare. Una cosa di cui ci si accorge subito quando si va ad applicare questo fondotinta è che ha un profumo fortissimo, cosa che io non amo nei fondotinta, non so perché. Nel primer non mi dà fastidio, ma
nel fondotinta non è una cosa che apprezzo particolarmente, devo dire un profumo molto buono, ma forse un po' troppo esagerato per i miei gusti. Ho zoomato tantissimo per farvi vedere bene e senza filtri né niente l'applicazione del fondotinta, che come potete vedere è vero, è molto molto naturale, ha una coprenza media, quindi assolutamente una buona coprenza. Un pochino però io lo vedo qui sul fronte in particolare, anche se comunque rimane molto naturale. Non è il mio fondotinta preferito di tutti i tempi, però è sicuramente un ottimo fondotinta. Mi piace molto appunto questo effetto airbrush, e calcolate che non ho la cipria in questo momento, quindi lo vedete lucido perché ovviamente io ho la pelle mista, ma una volta applicata la cipria naturalmente diventerà completamente opaco. Ho appena applicato la cipria, vi rifaccio vedere il fondotinta da vicino in modo che appunto possiate vederlo anche opaco già fissato. Si vede un pochino che si raccoglie qui ai lati del naso, sempre ancora un pochino qui sulla fronte, ma tutto sommato appunto non è il mio fondotinta preferito, ma è un buon fondotinta. Poi abbiamo due blush che sono andati assolutamente virali su TikTok, lo sono tuttora, sono impazziti tutti per questi due prodotti e quindi andiamo ad applicarli entrambi. Il primo è di Dior, questo l'aveva usato il makeup artist su di me quando appunto ero andata a fare il makeup e mi era piaciuto un sacco, ed è il Dior Backstage Rosy Glow. E poi per puro caso ho visto che su TikTok è andato completamente virale, e questo è un blush molto particolare perché il colore si adatta e cambia a seconda della carnagione della persona che va ad applicarlo, quindi è un prodotto magico e capisco che sia anche questo uno dei motivi per i quali è andato appunto super virale su TikTok, perché è effettivamente un prodotto unico. Quindi andiamo ad applicare lui da questa parte. Come potete vedere è molto molto naturale. I prodotti Dior hanno sempre questa caratteristica di essere eleganti, naturali, mai troppo forti, ed effettivamente anche questo blush ha questa caratteristica. Come potete vedere lascia un colore rosato, poi si può naturalmente caricare il colore se lo vogliamo più pigmentato, ma appunto lascia un colore estremamente estremamente naturale che va ad adattarsi proprio al colore della nostra carnagione, quindi il colore che tra virgolette si forma su di me non sarà poi lo stesso colore che andrà a formarsi su un'altra persona, quindi questa cosa secondo me è molto molto bella e appunto lascia un aspetto romantico, secondo me naturale, non esagerato. Dall'altra parte invece andiamo ad applicare quest'altro blush bellissimo a forma di rosa, si chiama, il marchio si chiama Winky Looks ed il prodotto Cheeky Rose Blush. Guardate quanto è bello questo blush, ragazzi, questa rosellina stupenda. Stupenda, sembra vera, ha un profumo fantastico ed è appunto racchiusa in questo piccolo scrigno. Io adoro questo prodotto, mi dispiace quasi usarlo per quanto è bella questa rosa. È la prima volta che utilizzo questo blush, quindi non so se sarà super pigmentato oppure no, vediamo. No, il colore non esce, cioè no, non c'è colore. Ok, io non lo vedo. Carichiamo di più. Sì, ok, adesso leggermente si comincia a vedere. Molto bello, devo dire. Adesso forse è anche un pochino troppo. Molto bello, un colore forse un pochino troppo scuro per la mia carnagione. Avrei dovuto prendere la tonalità più rosata, ma questo mi piaceva di più perché per me una rosa, cioè la rosa se ci penso mi viene in mente rossa, e quindi ho voluto prendere questo. Però sì, effettivamente è un pochino troppo scuro per me, ma è tutto sommato un buon blush. Comunque la, diciamo, la pigmentazione c'è, si vede ed è anche comunque molto molto naturale.
naturale, anche se io non posso caricare troppo col colore. Devo dire che però secondo me non è andato virale perché sia effettivamente un buon blush, ma penso sia andato virale solo ed esclusivamente per il fatto che il pack ed il prodotto in sé è bellissimo, cioè è stupendo. Mi ricorda quasi un pochino la rosa della Bella e la Bestia, perché era racchiusa tipo in quella ampolla di vetro, non lo so, insomma mi dà un po' Beauty and the Beast vibes questo prodotto, molto molto carino, ma appunto penso sia andato virale per la sua estetica più che per il prodotto in sé. Altro prodotto che è andato super virale su TikTok è questo setting spray, uno spray fissante, ed è sempre di Charlotte Tilbury e si chiama Airbrush Flawless Setting Spray, è appunto la stessa linea del fondotinta. Dicono che anche questo sia magico e che faccia durare il trucco fino a sera, anche nelle intemperie, nelle situazioni più estreme, e quindi andiamo a testarlo assieme. Adesso vado a provarlo, vado ad applicarlo adesso prima di applicare il mascara, ed è una cosa che consiglio di fare anche a tutti voi: andate sempre ad applicare, a spruzzare lo spray fissante prima del mascara, perché se il mascara non è waterproof, irrimediabilmente ve lo troverete che cola. Quindi andiamo ad agitare e a spruzzare. Non funziona. Ci sto provando da un bel po', non so che cosa sia successo, perché appunto è nuovo, devo averlo usato un paio di volte e funzionava. E adesso assolutamente non fa uscire più il prodotto. Spontaneamente ha deciso di non funzionare più. Prendete nota di questo fatto, perché non penso che il pack sia stato fatto benissimo se da nuovo non mi funziona più. Dovrei andare ad acquistare una di quelle confezioni simili a questa, sempre con la pompetta spray vuote, e andare a versare il prodotto all'interno. Penso che questa sia l'unica possibilità che mi rimane per andare ad utilizzarlo. Penso che sia un ottimo prodotto, ma appunto il pack è di scarsissima qualità. Mascara, questi già li conoscete, ma ragazzi, tutti ne parlano su TikTok, quindi non potevo non inserirli in questo video. Sono il mascara di Gucci, chiama Mascara L'Obscure, stavo cercando il nome, ma è l'unico mascara presente da Gucci, non potete sbagliare. E poi lui, anche questo già lo conoscete, il Sky High di Maybelline. Ragazzi, questi due prodotti, questo è andato virale ultimamente, questo già da un bel po', e continuano a parlarne tutti. Come sapete, sono due dei miei mascara preferiti di sempre e sono assolutamente d'accordo con tutto l'hype che stanno ricevendo su TikTok, perché è assolutamente meritato. Sono due mascara favolosi, tra l'altro di due fasce di prezzo notevolmente differenti, perché il mascara Gucci è molto costoso, mentre il mascara Maybelline assolutamente no, e si trova nei drugstore. Andiamo quindi ad applicare il mascara di Gucci sull'occhio destro e il mascara di Maybelline sull'occhio sinistro. Adoro l'applicatore del mascara di Gucci, è estremamente sottile e pettina le ciglia, cioè i dentini sono estremamente sottili e pettina le ciglia molto molto bene. Effetto fantastico, assolutamente questo mascara io lo adoro, e mi dispiace un sacco avere solo il campioncino, devo assolutamente prendere il full size. L'unica pecca di questo mascara, come tantissimi mascara d'altronde, è che è un pochino sbava, quindi avendo le ciglia molto molto lunghe vanno a toccare la mia arcata sopraccigliare e mi lasciano questi puntini famelici che io detesto, ma ripeto, è una cosa che mi succede con tantissimi tantissimi mascara. E andiamo dall'altra parte ad applicare lui, lo Sky High di Maybelline. Riguardo questo mascara vi dico solo una cosa: quando l'ho acquistato e provato per la prima volta, sono andata subito ad ordinarne altri 4 e penso che questo dica tutto, ragazzi. È, per quanto mi riguarda, uno dei mascara low cost migliori di sempre. Ok, io non li avevo mai provati assieme questi mascara, ragazzi, ma vedendo quello di Maybelline da questa parte e quello di Gucci, io devo dire che vince quello di Maybelline 10-0, cioè mi ha separato le ciglia molto molto meglio, sembra che io ne abbia tante di più, sono assolutamente e senza dubbio più lunghe, anche se
anche questo è un buon mascara, però ragazzi, cioè, il risultato adesso ditemi voi nei commenti, o forse sembra solo a me, però onestamente mi sembra mille volte meglio quello di Maybelline. Altro prodotto, ragazzi, che è andato super virale su TikTok, ho acquistato da un po' ma ancora non ho provato, quindi andiamo a farlo adesso assieme, è questo lip kit di un brand che si chiama Stay Golden Cosmetics, che onestamente non conoscevo, ho scoperto grazie a TikTok, ed il prodotto si chiama Glitter Lip Kit ed è appunto, ragazzi, un kit che dovrebbe far effetto glitter sulle labbra, stupendo. L'ho visto, ragazzi, nei video su TikTok e mi sembrava impossibile, e è stato molto difficile scegliere la colorazione perché era disponibile appunto in diverse tonalità, ma ho scelto questa rosata che, essendo in palette, dovrebbe sposarsi bene con il colore della mia carnagione. E all'interno, wow, ok, vedo adesso, troviamo 4 prodotti. Primo prodotto è la polvere di glitter in questo micro pack, piccolino piccolino. Poi abbiamo il doppio pennellino con da una parte la spugnetta e dall'altra invece un vero e proprio pennellino per labbra. Poi abbiamo una mini matita labbra, veramente veramente piccolina, ma di un bel rosa che sicuramente si sposerà bene con i glitter. E poi abbiamo questo prodotto che si chiama Gloss Bond e che sicuramente servirà per fare appiccicare i glitter alle labbra. Prima di applicare i nostri glitter però facciamo un aggiornamento riguardo il Lip Maximizer di Dior che abbiamo applicato ad inizio video. Onestamente ha smesso di darmi fastidio dopo un po', non è assolutamente così fastidioso il pizzicorio come magari con quello di Too Faced, che secondo me, Too Faced Extreme, che secondo me è molto più potente rispetto a questo di Dior. Onestamente non vedo particolari differenze nelle mie labbra, sono diventate subito, al momento quando l'ho applicato, molto più rosse, ma adesso secondo me l'effetto già è un po' svanito. Che cosa ne pensate voi? Iniziamo con i glitter, vado a seguire naturalmente le istruzioni che si trovano sul retro della scatolina. Iniziamo applicando il Gloss Bond, che è appunto questo, quindi iniziamo con il labbro inferiore. Oh mio Dio, scusatemi ragazzi, perdonatemi, ma l'odore di questo prodotto è una cosa tremenda e non lo so, mi sembra quasi scaduto, ma l'ho comprato da pochissimo, è nuovo. Ragazzi, il sapore di plastica bruciata che ha questo prodotto si sente da lontano ed è, cioè, è una cosa disgustosa. Una volta che il gloss diventa trasparente, infatti sta già cambiando colore, prima era molto più bianco, andiamo con l'applicatore a prelevare i glitter e poi andiamo a picchiettarli. Ok, voglio farveli vedere bene perché questi glitter sono meravigliosi. Guardate quanto sono belli, io li adoro, adoro i glitter. Io penso che questo prodotto che abbiamo applicato sia una specie di colla e penso che sia per questo che ha questo odore nauseante, veramente insopportabile, perché anche la colla per le ciglia finte, quando la applichi bianca e poi diventa trasparente. Spero che sia fattibile però da applicare sulle labbra, questo non lo so, perché di solito la colla non andrebbe applicata sulle labbra, ma appunto io seguo le istruzioni di questo prodotto, ragazzi. Cioè, ragazzi, ci sto mettendo una vita ad applicarlo, è super appiccicoso ed è difficilissimo parlare, ma cioè, non posso negare che sia bellissimo. Adesso andiamo ad applicare anche il prodotto sul labbro sopra. Non si può dire che non sia meraviglioso, in realtà però ci sono diversi problemi. Quando parlo, penso riusciate a vederlo, le mie labbra si appiccicano, quindi è stranissimo, stranissimo e difficilissimo parlare. In più, per applicare questa quantità sulle labbra, altrettanta quantità è andata a spargersi sulla scrivania, sul mio vestito, quindi ho glitter ovunque, non è molto pratico assolutamente, penso sia, non è neanche molto comodo da indossare, ma tipo per una serata particolare
o per appunto delle foto, forse più da modella, eccetera. È stupendo, cioè è bellissimo. È bellissimo, bisogna solo soffrire per la parte del prodotto puzzolente. In realtà non so come mai negli step non hanno inserito anche la matita, probabilmente avremmo dovuto iniziare con la matita, ma in ogni caso il risultato è stupendo. Capisco perché è andato virale, perché è veramente bellissimo, ma praticità però zero. Abbiamo finito con il make up, ma c'è un altro prodotto che voglio testare assolutamente con voi ragazzi, ed è lui. Ta-da! Si chiama Shining Diamond ragazzi, e sono degli strass che con questo aggeggio che troviamo all'interno andremo ad applicare ai capelli. Si possono in realtà applicare a qualsiasi cosa, tipo qui fanno vedere sulla borsa, sulle scarpe, sull'Apple Watch, insomma su qualsiasi cosa. E questo ragazzi è un classico esempio del ritorno degli anni 90 che stiamo avendo, sia per quanto riguarda gli outfit che per quanto riguarda i gadget, gli accessori, le pettinature. Veramente il make up. E questo ragazzi, se siete su TikTok lo sapete, non è andato virale di più. Sono tutti, stanno tutti tuttora impazzendo per questo prodotto, e quindi mancavo veramente solo io, volevo troppo provarlo con voi. E tra l'altro ho dei ricordi di me che da piccola applicavo questi strass tipo sui capelli. Non so se ce l'avevo io da piccola o se era di qualche mia amica, ma ricordo di averci giocato e di essermi divertita tantissimo, quindi non vedevo l'ora di spacchettarlo con voi e provarlo. Ok, questo è quello che troviamo all'interno della confezione. Questo sarà l'aggeggino che ci permetterà di andare ad applicare i nostri strass. Devo un attimo cercare di capire come funziona. Ok, poi ci sono le istruzioni, per fortuna. E poi qui ci sono, wow ragazzi, qui ci sono tutti gli strass di diverse colorazioni. Ovviamente li ho presi rosa e ecco, forse così li vedete. Ok, l'ho aperto così. Adesso andiamo ad inserire il dischetto con gli strass. Preleviamo una ciocca di capelli e proviamo. Se ho capito bene, dobbiamo inserirla qua sotto e poi premere. Aiuto! Oh, oddio ragazzi! Oh mio Dio ragazzi! Io sto in fissa. Ok, continuo. C'è! Oh mio Dio, ma quanto sono fighi! Cioè, ragazzi, io amo, io adoro. No, vabbè. Cioè, no, vabbè. Ma quanto sono belli, ragazzi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cioè, sono stupendi. Stupendi. Poi questi rosa sono bellissimi. In più un violetto. Cioè, impazzita. Io non so se rendo l'idea, ma sono stupendi, sono troppo belli, oh mio Dio! Ok, mie family, questo è quanto per il video di oggi. Abbiamo testato un sacco di prodotti super virali su TikTok. Fatemi sapere qual è il vostro preferito e quello che invece vi ha convinto di meno tra tutti. Io vi mando un bacio enorme. Siete pronti per il nostro abbraccio che non può mai mancare alla fine di ogni video? Venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.